Quando utilizziamo la lavastoviglie, dobbiamo fare molta attenzione a non fare questo errore perché potrebbe danneggiare il nostro intestino. Ecco di quale si tratta. Tonight, midnight, I fall, babe. Tonight, night, midnight, my heart read to you. Gotta hand you, oh, I gotta hand you, oh, gotta hand love. Will never let you go, babe. You say, I need to know, babe. You say, I need to know. And when I stay, I found my drone, and every time you speak, my mind breaks. I never thought of what if we fall in love. No, only fear of this kind. Tonight, night, midnight, fall, babe. Tonight, night, midnight, my heart. For all we've as well, I never thought of what if we fall in love. Never want feelings of this kind. Tonight, midnight, fall, babe. Tonight, night, midnight, my heart read you. When we come together and make our feelings as strong, these city lights, they blind what we made from love, love, love. Molti apparenti non è previsto un secondo lavaggio che permette di eliminare i residui di brillantante che qualora ingeriti possono provocare tossicità e creare problemi a livello intestinale. In particolare, lo studio dice che questi residui possono erodere uno strato di cellule che hanno la funzione di rivestire uno strato intestinale che controlla quello che entra nel nostro corpo. Il danneggiamento di questo strato potrebbe portare danni seri a chi soffre di malattie croniche come il diabete, la sclerosi multipla, il morbo di Crohn, la depressione, l'autismo e via dicendo e generarne delle altre. I ricercatori hanno osservato che i residui di brillantante a circa 1/10 di particelle possono distruggere le cellule epiteliali dell'intestino, mentre quelle a 2/20 riescono a distruggere quelle più permeabili. Di conseguenza, farebbero insorgere nuove malattie croniche e l'avviso dei ricercatori è quello di agire sugli effetti di questa pericolosità e fare in modo che ci sia un effettivo controllo specie negli esercizi pubblici del perfetto funzionamento delle lavastoviglie. Quindi, per evitare che il nostro intestino venga distrutto per via dell'uso della lavastoviglie, va sempre impostato il doppio lavaggio e bisogna constatare che il nostro elettrodomestico abbia questa funzionalità. In caso contrario, possiamo optare per una sostituzione oppure preferire il lavaggio a mano, che dopo il risciacquo sotto il rubinetto, non dovrebbe avere alcun deposito di detersivo se poi asciugati per bene.